bentornati su Sai Che Web TV. Ci troviamo oggi a casa di Antonietta a Castellana Grotte per presentare il suo presepe artistico-artigianale. Antonietta, da quanti anni che ti dedichi a fare il presepe? Buongiorno a tutti. Il presepe è sempre stata la mia passione, quindi diciamo che lo faccio da quando ero piccola. Prima a casa di mamma e ora qui. E diciamo che mi diverto tantissimo a spostarlo nelle varie angolazioni della casa, quindi ogni anno è una posizione diversa. Che bello, Antonietta! E a cosa ti sei ispirata quest'anno 2020? Quest'anno mi sono ispirata un po' all'Oriente, dato che la struttura delle case orientali mi piace. Poi il presepe, comunque, la nascita di Gesù è ambientata a Gerusalemme, quindi riportare anche un po' lo stile di quelle case nel mio presepe. Direi che questo stile orientale si sente anche un po' in questa stanza. E che materiale hai usato? So che hai usato un materiale un po' particolare quest'anno, è vero? Allora, i materiali che ho utilizzato sono molto semplici, sono casalinghi. Pacchi di pasta con il cortone, colla a caldo, carta igienica per rivestire le case, colla, poi vernice acrilica e basta. E tanta passione. Infatti la passione è la più importante. Allora, a questo punto, più o meno quanto tempo hai impiegato per assemblare tutto? Mi sembrerà strano, ma ci ho messo soltanto 10 giorni. Sì, perché mi ci dedico anima e corpo, quindi ogni ritaglio di tempo che io ho a disposizione lo dedico al presepe. Quindi diciamo che un angolo della casa lo dedico a lui e lascio e riprendo il lavoro ogni volta che posso, diciamo. Quindi 10 giorni. Antonietta, c'è un particolare che ti piace maggiormente nel tuo presepe? Allora, mi piace particolarmente questo angolo del presepe, perché comunque ci ho messo un po' più di tempo, è stato più elaborato e finalmente ho scoperto come si fanno le scale. Quindi è una grande soddisfazione che posso utilizzare sempre l'anno prossimo. Che carino! Allora, c'è un suggerimento o un consiglio in base alla tua esperienza di cosa devono o non devono fare i nostri spettatori per fare il presepe? Sì. Allora, se in casa ci sono bambini, non cani, bambini, queste come la mia, non mettere, diciamo, le statuine elettriche avanti, ma posizionarle più indietro nel presepe, perché vi posso dire che quel ditino magico poi rovina un po' le statuine, non le fa più muovere. Quello è un consiglio molto importante che spero di ricordarmi per l'anno prossimo. Stai pensando già al presepe 2021? Sì, questo lo sto già pensando, anche perché mi sa che è un'impresa un po' difficile impressionare ancora di più mia figlia, quindi ci sto lavorando. Thank you.
Bellissimo, Antonietta, complimenti per il tuo presepe, è veramente bello. Grazie a voi di Seca. Auguro buone feste di Natale, buon anno, nella speranza che sia diverso quello che verrà. Divertitevi, se siete stressati, in questo periodo ci sta, datevi al presepe, vi calmate, non vi preoccupate. E saluto tutto il pubblico di Seca. Ciao e arrivederci. Ringraziamo Antonietta per la sua disponibilità. Se vi è piaciuto questo video mettete il pollice su e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale per vedere i nuovi video e seguire noi, anche perché così ci fate capire che quello che stiamo facendo è tutto giusto e piace. E sai che può interessare o coinvolgere anche te.